Durante l'età buia, in Grecia era scomparsa ogni forma di scrittura. Solo a partire dal 750 a.C., comparvero le prime fonti scritte in greco antico, da cui la lingua oggi utilizzata in Grecia. I greci adottarono l'alfabeto dei fenici, al quale aggiunsero le vocali, che in quello fenicio mancavano. Scrivevano su tavolette di legno ricoperte di cera e su cocci di ceramica. Grazie alla scrittura, sono arrivate fino a noi preziose opere di filosofia, storia, poesia e teatro, studiate e rappresentate ancora oggi. I pensatori greci come Socrate, Platone e Aristotele, attraverso il ragionamento e l'osservazione, e non più solamente attraverso i miti, cercarono di spiegare gli eventi del mondo, il significato della vita, l'origine dell'universo. Diedero così vita alla filosofia, che significa amore per il sapere. La filosofia, detto semplicemente, è una scienza che cerca i principi della vita umana. I mercanti e i marinai greci, durante la navigazione, utilizzarono le prime carte geografiche, realizzate tracciando i confini approssimativi dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia. I greci furono i primi a raccontare la loro storia e a ricercare notizie e testimonianze su quanto accadeva agli altri popoli. Erodoto è considerato il padre della storia e l'inventore del metodo della ricerca storica. Tucidide dedicò tutta la vita alla sua opera che racconta la guerra combattuta dai greci nel Peloponneso. Il greco Ippocrate è stato uno dei più grandi medici dell'antichità. Egli elaborò un celebre giuramento, che tuttora pronunciano i medici all'inizio della loro carriera professionale. Esso comprende i principi fondamentali ai quali il medico deve attenersi, come ad esempio rispettare il malato e avvicinarsi a lui solo con l'intento di guarirlo. Oltre a Ippocrate, è importante ricordare Galeno, che fu uno studioso che approfondì i modi per preparare i farmaci per curare le malattie del tempo. Gli studiosi Euclide, Pitagora e Talete hanno approfondito gli studi di matematica e hanno elaborato teoremi e formule di geometria che ancora oggi si insegnano nelle scuole. I greci applicarono le conoscenze geometriche nella costruzione di grandiosi templi. Gli studi sul corpo umano permisero agli scultori greci di realizzare statue dalle proporzioni perfette. Alla fine del 700 a.C., per facilitare gli scambi dei prodotti tra le polis e i popoli che vivevano sulle coste del Mediterraneo, i greci iniziarono a produrre e a utilizzare le monete. Queste sostituirono le barre di metallo pregiato, poiché erano più pratiche e maneggevoli da usare. Su ciascuna moneta venivano impressi i simboli della città che l'aveva emessa, grazie a uno strumento metallico, chiamato conio. I greci erano politeisti. In tutte le polis erano adorate le stesse divinità. Gli dei erano simili agli esseri umani, sia nell'aspetto che nel carattere. Provavano simpatie, antipatie, sentimenti e spesso litigavano tra loro. Essi vivevano sul Monte Olimpo, il più alto di tutta la Grecia, ma partecipavano attivamente alla vita degli esseri umani. Influenzavano la loro vita in modo positivo o negativo. La religione si basava sui miti, che narravano le avventure e gli amori degli dei. Secondo la mitologia greca, dall'unione delle divinità con gli esseri umani nascevano gli eroi, individui dotati di forza e capacità straordinarie. Gli dei erano venerati nei santuari, luoghi sacri che potevano comprendere, oltre al tempio, anche un teatro e stadi per le gare sportive. Il tempio, dedicato al dio protettore della città, era un edificio di pietra o di marmo generalmente di forma rettangolare. Si ergeva su un basamento a gradoni e aveva una o più file di colonne tutte intorno. Nella stanza più interna, chiamata Naos, c'era la statua della divinità. Solo i sacerdoti vi potevano accedere, perciò i riti religiosi avvenivano all'esterno, nel recinto sacro. Al di sopra delle colonne della facciata principale si elevava il frontone triangolare, decorato con bassorilievi.
Al di sotto, un sistema di architravi, cioè di travi orizzontali sostenute da colonne, garantiva la stabilità dell'edificio. Le principali divinità greche erano Zeus, padre di tutti gli dei, signore del tuono e del fulmine. Era moglie di Zeus, dea protettrice del matrimonio. Apollo, dio del sole e protettore delle arti, della musica e della scienza. Afrodite, nata dalle onde del mare, dea della bellezza e dell'amore. Poseidone e Ade, fratelli di Zeus, erano il dio del mare e il dio del regno dei morti. Atena, figlia di Zeus, dea della sapienza e della guerra, raffigurata con una tunica e spesso armata. Hermes, il veloce messaggero degli dei, dotato di ali ai piedi. I greci davano molta importanza allo sport e durante le feste religiose organizzavano gare e manifestazioni in onore degli dei. I greci erano convinti che, oltre alla cultura, ogni persona dovesse curare il corpo per renderlo sano e forte. I giochi sacri più importanti erano le Olimpiadi, celebrate ogni 4 anni nel santuario di Zeus a Olimpia, una località del Peloponneso. Ai giochi potevano partecipare solo i cittadini della Grecia, maschi, liberi e adulti, compresi gli abitanti delle colonie. Ne erano esclusi gli schiavi, gli stranieri e le donne. Le Olimpiadi duravano 5 giorni e gli atleti erano impegnati in varie discipline. Il salto, la corsa, il lancio del disco, del giavellotto, la lotta e il pugilato. I vincitori ricevevano in premio una corona di ramoscelli di olivo e la loro fama durava nel tempo. L'importanza di questi giochi era tale che ogni guerra veniva interrotta durante la manifestazione. La prima Olimpiade si svolse nel 776 avanti Cristo. Questa data venne utilizzata come punto di riferimento per misurare il tempo. Il primo anno della storia greca corrispondeva, infatti, alla prima Olimpiade. Nell'antica Grecia il teatro aveva un grande valore educativo e per questo tutti i cittadini potevano assistervi senza pagare. Le tragedie mettevano in scena miti e storie tristi e dolorose, mentre le commedie raccontavano episodi di vita quotidiana in modo divertente. Gli attori erano tutti uomini, poiché alle donne non era permesso recitare. Indossavano maschere di terracotta che servivano per amplificare la voce e per caratterizzare il personaggio. Il coro era formato da un gruppo di attori che camminava, danzava e commentava ciò che avveniva sulla scena. Il gruppo teatrale al completo, attori, musicanti, costumisti, rumoristi, poteva superare il migliaio di persone. Il teatro sorgeva all'aperto, solitamente su una collina, e aveva forma semicircolare. Il pubblico sedeva sui gradoni, a diverse altezze per permettere a tutti di vedere lo spettacolo. Gli attori si esibivano sul proscenio. Alle loro spalle si trovava la scena, cioè lo sfondo della rappresentazione. La parte circolare, ai piedi delle gradinate, si chiamava orchestra. Qui danzava e si esibiva il coro, formato da 12 o 15 artisti.